Adesso la parola a Michele Schiavone. Anch'io faccio un plauso agli organizzatori per l'invito a partecipare a questa bellissima assise di oggi e raccogliendo l'invito porto a tutti voi i saluti dei compagni, degli amici, compagne ed amiche della Federazione del PD in Svizzera. Molti di loro sono anche presenti in sala, hanno fatto un sacrificio stamattina per venire appunto anche dalle zone di frontiera verso la Germania e la Francia. Dunque, per quanto attiene invece la relazione di Gianni, io stesso ovviamente vivendo fuori dall'Italia ho recepito e percepito tantissimi segnali positivi ed in particolare condivido il suo discorso relativo alla necessità di ritornare sui fondamentali dell'economia e della politica, perché in questo ho potuto percepire tutta la sua relazione. Il riferimento a J.B. Kennedy, il rispetto al discorso famoso sul PIL, il riferimento alla necessità di dare a questo partito effettivamente dei connotati di sinistra, sono le ragioni quotidiane con le quali noi ci confrontiamo anche all'estero. E devo dirvi che la prospettiva dall'estero è tutt'altra di quella che noi viviamo in Italia. All'estero il PD viene percepito oggi come i rappresentanti dei cosiddetti Renzi Boys ed è di per sé per me personalmente un'indicazione ed una valutazione allarmante, perché tutti i discorsi che sono stati fatti oggi alla tribuna parlano appunto della necessità di recuperare una pluralità culturale, organizzativa, interna, per dare a questo partito davvero una prospettiva diversa, che non necessariamente deve essere sempre identificabile nell'aggettivo nuovo. Cioè il PD è un partito di sinistra e come tale noi all'estero lo percepiamo. Diversamente avremmo difficoltà a relazionarci con i partiti socialisti, socialdemocratici, che avrebbero difficoltà a capire che cosa avviene in Italia, se non solo la fotografia piatta dei Renzi Boys. Ed allora su questo io farei però una riflessione. Noi tutti dobbiamo sforzarci di far entrare nel discorso pubblico di questo paese soprattutto l'idea e il riconoscimento, che non vuol essere testimonianza, di una presenza numerosa di cittadini italiani che alcuni per scelta oggi, ma tantissimi per necessità, compiono lo stesso percorso della speranza di chi si affaccia sulle sponde del Mediterraneo. Questa, dal mio punto di vista, è la faccia della stessa medaglia. Ed allora si discute di noi spesso e volentieri su questioni che indicano la testimonianza, la presenza all'interno dei due rami del Parlamento, ma il partito all'estero su queste questioni non si è mai confrontato, non ha mai avuto la possibilità
di far presente quali sono le necessità, le necessità per parlare di cultura, di formazione, di uso della lingua e della cultura italiana come volano economico per favorire lo sviluppo. Cioè, su queste pochissime riflessioni io mi fermo, però con l'auspicio di invitarvi a pochi passi da qui, perché tra la Svizzera e l'Italia ci sono purtroppo ancora degli steccati, e Mauri probabilmente conoscerà benissimo, perché il 9 di febbraio di quest'anno, in un referendum popolare, sono stati reintrodotti i contingentamenti per quanto attiene, diciamo, l'entrata di cittadini stranieri in quel paese. Ed allora noi non possiamo abbaiare alla luna solamente quando le questioni diventano eclatanti. Diversamente dovreste spiegarci le ragioni per le quali, quando si parla del sindaco di New York, del presidente del Consiglio belga, si tessono tutte le lodi possibili ed immaginabili rispetto ad una italianità che probabilmente loro non la sentono più. Ma noi, nel momento in cui evochiamo queste figure, dovremmo renderci conto che dietro ci sono anche milioni di italiani che continuano ad avere un legame continuo con il nostro paese. Grazie.